sta completando la curva di sinistra. Grazie Mirko, ciao. Grazie a voi, alla prossima. Raia B, Vincenzo Castiglia, Ragna delle Badie, Andrea Baveresi, Ranger Wood SM, Giampaolo Minucci, Riccardo Fan, Federico Esposito, Rainino, Enrico Bellei, Ritorna che fa buio, Pietro Raffa, Regina Prato, Davide Di Stefano, Rinaldone, Gennaro Casillo, questo è il campo partenti con la macchina che ha completato la curva, entra nella retta delle tribune e si prepara per lanciare i concorrenti pochi metri al punto dello stacco che avviene in questo istante. E è veloce lungo la corda Raia B, all'esterno Reinigno, ripiega Riccardo Pan, lancio disastroso per Ragna delle Badie che rimane discosta, Reinigno va su Raia B, 200 in 14 scarso, Reinigno che sfila. Quindi Reinigno in vantaggio, Raia di rincalzo, poi Riccardo Panna, largo Regina Prad, allo steccato in quarta posizione Ranger Wood SM, poi ritorna che fa buio, Rinaldone, Ragna delle Badie. Completata la prima curva e i cavalli che vanno ad affrontare la retta opposta alle tribune con il favorito Reinigno in vantaggio, 600 in 44, lo segue Raia B, poi a largo Regina Prad, allo steccato Riccardo Pan, chiusura degli 800 in 59, va via a ritmo sollecito Reinigno, in bocco della curva conclusiva, Reinigno in vantaggio, Raia che fa un po' fatica ed è richiesta per tenere il contatto, anzi in realtà il contatto proprio non lo tiene. Tanto dal fondo cerca di venire via Rinaldone, lo anticipa, ritorna che fa buio, ma poi Rinaldone sbaglia, sbaglia anche Ranger Wood SM molto brevemente. Reinigno intanto ha fatto il vuoto alle sue spalle. Numero 8, Rinaldone, squalificato. Entra isolato al comando in retta di arrivo Reinigno, poi Riccardo Pan ritorna che fa buio. Reinigno in chiarissima evidenza, poi Regina Prad, scusate, non è Riccardo Pan, Regina attaccata nel finale da Ranger Wood, poi ritorna che fa buio, Reinigno isolato, poi Ranger Wood su Regina Prad, ritorna che fa buio e Ragna delle Badie, 1.57.3 con due corse nelle gambe da rientro, Reinigno oggi veste i panni del soggetto nettamente superiore nel contesto e vince con largo margine, 1.58 la quota al totalizzatore, 13 e spiccioli la media al chilometro, in salchi Enrico Bellei che raddoppia il successo ottenuto con Revolution Venere, triplo per Gennaro Casillo nelle vesti di trainer con Otero Caffè e Revolution Venere. I colori questa volta sono della scuderia Re Artù. E con questo è tutto per oggi dall'Ippodromo dei Pini di Follonica, prossimo appuntamento lunedì 23 settembre, premio Val di Cornia e il Centrale, da Via Liberti a tutti la più cordiale buonasera.